You will be receiving one new expansion pack, one new game pack, and one new stuff pack. Tra sei mesi, entro sei mesi ci sarà una nuova espansione, un nuovo game pack, un nuovo staff pack, ragazzi. Tornano gli staff pack! Preparatevi ai video news e info dove speculiamo su cosa sono i tre. E vediamo delle cose nuove che comunque ci saranno con la patch, probabilmente. Si va in gioco, ragazzi. Si va in gioco. Nuovi oggetti, nuovi abiti, sta dicendo. Infatti, questo è nuovo col cervello. Ciao mamma, il mio cervello l'hanno messo sulla maglia. Infatti, io non ne possiedo uno. Intanto vediamo un po' cosa aggiungono con la patch in uscita a breve, in questi giorni, credo. Outfit, eccoli. Nuovo outfit, questo non è presente. Ditemi un po', vi piace, ragazzi? Nuovo outfit anche per lei. Vediamo un po'. Carriere attive può essere l'anno della moda, ragazzi. O quella dell'insegnante. Che il pesce d'aprile fosse davvero giusto. Outfit da uomo. Secondo outfit. Vediamo un po'. Cute. Cioè, nel senso, è abbastanza super cute. Ok. No, abbastanza normale. Una camicetta. Credo siano però dei completi interi. Nuovo outfit da uomo. Vediamo un po'. Sì. Carino, questo è carino. Ci sta, un buon abbinamento, mi piace. Comunque è abbastanza informale. Semplici, esatto. Semplici, semplici, ragazzi. Ora dobbiamo capire quando quando le rilasceranno. Cos'è questo pannello? Ragazzi, credo che questa patch aggiunga nuove cose a livello di scrittore. Fighissimo. Come vedete, lui ha cambiato get part write to 10 list. Sono degli obiettivi da scrittore. Vedete? Write clickbait articoli. Ciao Frank, ci sono gli articoli clickbait. Fra, prepara le frecce rosse anche su The Sims 4. Sì, esatto, stanno spiegando tanta roba. Potrà arricchire la vita del mio sim. Quelli belli. Dai, belli questi oggetti. Allora, secondo me loro stanno lavorando. Il clickbait anche su The Sims, ragazzi, di che stiamo parlando. E noi che non ci aspettavamo niente, Ilaria. Vedi che ho fatto bene a fare la live. Meno male. Come vedete, loro stanno lavorando. Intanto c'è il libro, fighissimo. E anche la scrivania è nuova. Ma anche la libreria è nuova. Ok, è una patch a tema scrittori, credo. Anche la serie è nuova. Cheat. Ragazzi, io che mi stavo fossilizzando sul pannellino. In pratica, cosa è questa patch? Credo abbiano migliorato tanto l'aspetto di scrittore e anche l'aspetto freelance. Perché ad esempio qua, vedete che c'è tutta la roba degli artisti, eccetera. Vedete? Adoro i nuovi oggetti. Esatto. Ma quando sono sei mesi, è puffina. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Entro ottobre avremo una nuova espansione, un nuovo game pack, un nuovo staff pack. Però, come vedete, hanno migliorato tanto. Non proprio una nuova carriera, ragazzi. Ci hanno dato tantissime nuove carriere da fare. Hanno migliorato l'idea di, come dire, di registrare i lavori freelance. Dei miglioramenti perfetti, direi. Esatto. In pratica, non stanno dando una nuova, vedete, aiutare a fare delle cose criptate, eccetera, eccetera. Molte carriere, non proprio, ragazzi. Loro più furbescamente, cosa hanno fatto? Hanno messo un pannello e hanno detto, vuoi fare il freelance? Quindi ti diamo un sacco di carriere in più. Quindi in pratica, con la prossima patch noi, vedi da freelance, molto bello, con la nostra interazione, tu puoi fare infinite carriere in più. Cioè, in un aggiornamento, in una patch hanno aggiunto l'impossibile, ragazzi, che è facilissimo. È semplicemente il cambiare due azioni. Molto bello questo aggiornamento. È incentrato sul lavoro. Evviva gli sviluppatori, ragazzi. Io che ve lo dico a fare. Io ci gioco da tanto, dal 2000, ragazzi. Il PC è nuovo? Sì, ragazzi, il nuovo PC. Hanno fatto una patch incentrata sulle carriere, ragazzi. Ci voleva. Infatti, adesso vi dico un po', nella chat americana stanno dicendo nuove carriere, sì, da freelance. Nuovi oggetti, già visibili, esatto, vedete il nuovo PC, vedete la nuova libreria? Ci sono nuovi oggetti, anche quel robo rosso, che non so cos'è, ma in realtà è un chip, ci fa capire quanto questa patch sia incentrata sui oddio mio, che cos'è? Che cos'è quel robo lì? Lo voglio, in real life. Ciao Simguru, vi seguo da quando eravamo nel 2000 e c'era di Sims 1. Me l'ho regalato. Una mano.
sulla mano. Finito di scrivere, ora chiederà un titolo e vediamo un po' con la mano. Esatto, sulla mano. Diciamo. Quindi dobbiamo capire come questo incide. Il PC c'è già. Sì, in effetti sì, avete ragione. No, quello là dietro con la P, no ragazzi. Nuove decorazioni, esatto. Ma il PC con la P non c'era, eh. È nuovo, è nuovo. Ecco, top 10 Simgurus, esempio. Lui ha fatto un libro. Ok, e vogliamo capire come interagisce. Vi ricordo che questo, credo, sia preso in una patch. Quindi cosa vuol dire, ragazzi? Che lo vedete col gioco base. Non c'è bisogno di espansioni, di comprarlo. Questo è rilasciato in modo gratuito, tengo a precisarlo. Ecco, lui ha creato questo. Vediamo un po' cosa succede. Secondo me questa patch merita molto, aggiunge moltissimo, avremo tante possibilità, ragazzi, gratuita. Quindi non spariscono le patch, ma addirittura tornano gli staff pack e stanno aggiungendo tanta roba. Ora speriamo di scoprire quando la rilasciano. Abbiamo fatto confusione tutti. La patch che stanno facendo vedere è in uscita questo mese. Quindi questo che vedete lo avremo questo mese, non fra 6 mesi. Hanno iniziato la live dicendo però che entro 6 mesi uscirà una nuova espansione, un nuovo game pack, un nuovo staff pack, ed è importante. È quello un altro discorso, ma la patch è gratuita e uscirà a breve, questo mese, ragazzi. Quello che vedete lo avremo tra poco. Il portaforbici, ragazzi, il portaforbici. Eh no, voglio comunque dividere le due cose, eh. E a noi piace, anche a me il portaforbici, raghi, tanto. Ma questo è l'aggiornamento? Sì, Pinku, è la patch che avremo a breve. Guardate un po' tutte le cose da fare. Ragazzi, sì, questo mese, ragazzi, c'è tanta roba che potresti fare una serie su questo. Tu hai una nuova interazione da PC che si chiama Freelance, e da Freelance tu, invece di fare le carriere attive o meno di The Sims, fai semplicemente un lavoro per conto tuo, come sta facendo la nostra sim. E quindi, in realtà, hai tantissime possibilità in più. Questa patch si sta concentrando sul lavoro, e secondo me è importante perché a oggi, ragazzi, con questa roba hanno aggiunto tante cose a livello di lavoro su The Sims 4, eh. Hanno già superato The Sims 3 e il 2, eh. Cos'è quel coso? Oddio, cos'è questo quadro? Ok, questo lavoro non ha raggiunto gli standard qualitativi, quindi ti arriva la notifica che ti dice cancellalo, vedi, edit. Quindi lui sta, lei si sta rimettendo a rifare il quadro, ciao Creepy, perché non è piaciuto. Come lavoro di freelancer, e quindi lei sta migliorando la qualità del quadro. Guardate quante possibilità hanno aggiunto con una unica patch, eh. Questi sono i lavori che fai tu. Sembra un tablet. Ecco, loro ci stanno spiegando, ci hanno fatto vedere un po' come funziona la scrittura, un po' come funziona la pittura da freelance. Cambia completamente. Esatto, è una dinamica talmente diversa che cambia il modo di giocare con quelle due carriere. Good job, Gurus, dalla chat americana. Assolutamente, d'accordissimo. Sempre di più, ragazzi, mi stupiscono. Stiamo parlando, ripeto, io li seguo dal 2000. È un gioco che a me piace, amo. Amo tantissimo buildare su questo gioco. Il gameplay meno, però comunque sulla fiducia. I premi! I premi da scrittore, credo. Vedete sulla mensolina? Cosa succederà da qua in avanti per quanto riguarda The Sims 4? Vi spiego, vanno a migliorare il lato building delle console. Quindi ci saranno delle patch che riguardano The Sims 4 console per aiutare i player a buildare meglio. È una cosa importante, ragazzi, qualcosa che si chiedeva da tanto. Per quanto riguarda invece il PC, ragazzi, aspetta, Puffina, ora ti rispondo. Per quanto riguarda invece il PC, ragazzi, avremo una patch a breve. Non sappiamo quando, perché a questo punto non si sa. Io pensavo si riferisse alla patch del PC quando diceva 16, quindi il 16. Ma cute cosa, ti spiego, cioè, ci hanno fatto vedere nuovi abiti. Comunque, questa patch, appunto, che aggiunge gli abiti cute, ragazzi, e Ceccio ora capisci, aggiunge qualche abito da scrivania, se vogliamo, perché ora ha senso. Quindi quegli abiti sono abbastanza... Stavo giocando a LOL, tranquillo Ceccio. Dicevo, quegli abiti sono abbastanza pertinenti, se vogliamo. Sono abbastanza buoni se li mettiamo ad uno scrittore o ad una scrittrice. Quindi, questo aggiornamento su cosa si è basato? Si è basato su un'unica interazione presente da PC. Abbiamo visto un nuovo PC, abbiamo avuto delle nuove piccole cose che in realtà sono decorative, abbiamo avuto anche una nuova interazione da PC.
ovvero freelance. I freelance ora hanno dei premi, sono invogliati a farlo e abbiamo un sacco di possibilità in più, perché da freelance ora ti chiamano, ci sono le notifiche che ti dicono: abbiamo visto un esempio di migliorare il quadro perché comunque non ha raggiunto la soglia minima di qualità. Quindi ragazzi, freelance è il nuovo aggiornamento, la nuova patch, grazie Celia di essere passata. Quindi si sono concentrati sui lavori, abbiamo molteplici lavori. The Sims 4 a oggi ha superato The Sims 3 e The Sims 2 a livello di numero di lavori possibili. Altra cosa ragazzi, le cose più importanti è che hanno esordito dicendo che entro sei mesi, quindi da qua ad ottobre, non sappiamo le date, non sappiamo se esce prima uno, poi l'altro, non sappiamo l'ordine di uscita, ma non mi aspetto di nuovo un game pack, quindi il game pack lo scarto, ci sarà una nuova espansione, un nuovo game pack, un nuovo staff pack, entro sei mesi ragazzi, e sono sicuro che la prossima cosa che uscirà fuori, a meno che non esca prima, ma lo escludo, e l'espansione, perché ragazzi? Perché a novembre, quindi fra sette mesi, esce la seconda di quest'anno. Ve lo dico qua ragazzi, vedremo se ci ho preso. Quindi secondo me a giugno, e il periodo è giusto, uscirà l'espansione. Uscirà un game pack magari agosto, perché no? La butto lì, ora sto sparando a caso. E il nuovo staff pack. Tornano gli staff pack ragazzi su The Sims 4. Detto ciò, buona serata a tutti, grazie per esserci stati. Ci vediamo domani con i prossimi contenuti in tutte le piattaforme. E grazie mille a tutti ragazzi. Alla prossima. Ciao a tutti.